Allora, Matteo, tu sei il capitano della prestigiosa Santa Lucia Basket, squadra di basket in carrozzina, la più titolata a livello italiano, ex capitano della nazionale. E raccontaci un po' di te e come ti sei approcciato al mondo del basket. Tutto inizia quando avevo 14 anni in un piccolo paesino della provincia di Brescia. Purtroppo ho sottovalutato un pericolo. Fatto sta che mi risveglio in un letto d'ospedale, mi avevano amputato una gamba e la mia vita è cambiata. Grazie a un incontro che ho avuto per caso, incontrato la pallacanestro, due ragazzi mi hanno invitato, perché non provi? E io, poco incuriosito comunque, sono andato a vedere e fatto sta che da lì è nato un primo amore. Che difficoltà hai avuto? Che cosa hai affrontato? Le prime barriere le avevo in testa, mamma. Questo è stato, diciamo, il primo scoglio e da lì è iniziato un po' tutto, ho iniziato a faticare. Poi soprattutto, essendo uno sport di squadra, mi ha aiutato anche ad accettare quello scoglio che era la disabilità. Chiaramente hai partecipato anche alle Paralimpiadi, Due Paralimpiadi. quattro Champions Cup, E anche qualcuna di più. parecchie competizioni anche a livello internazionale. Che differenze hai visto nel confrontarti con la disabilità a livello sportivo in Italia e invece la disabilità a livello sportivo a livello internazionale? Italia, lo sport paralimpico ha la sua dignità, nel senso è conosciuto. Io vi posso dire che la finale di una competizione nazionale, come in Italia, va su un canale nazionale. All'estero il basket o lo sport paralimpico non ha nessuno se lo fila, mentre in Italia abbiamo questa fortuna. C'è qualcuno oltre te stesso che vorresti ringraziare per aver raggiunto certi traguardi? Persone da ringraziare sono tante. Devo sicuramente ringraziare la mia famiglia, partire da mia madre, spinse subito per farmi fare sport, poi mia moglie, le mie figlie, i tanti allenatori che ho avuto e tanti compagni di squadra. Ti abbiamo visto anche in altre vesti, oltre a quella sportiva, nella Dance Ability, però insomma, raccontaci un pochino com'è stata questa esperienza. Questa sfida che ho accettato, ovviamente mi sono divertito, ovviamente serve per far parlare di noi, serve per far vedere che i limiti non esistono, un'esperienza bellissima. Che cos'è per te l'inclusione? Io penso che l'inclusione sia il far diventare la diversità un qualcosa di affascinante. Alla fine, se stiamo attenti, sono proprio le diversità, no? Quelle cicatrici o quelle imperfezioni che poi rendono una persona affascinante. Bisogna far capire che le diversità non devono far paura. Le diversità sono dei valori. Se impariamo a riconoscere che queste diversità sono la nostra forza, non serve più parlare di inclusione perché il mondo è incluso.